Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più 6-8 ore di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono panna per dolci, latte, zucchero semolato, caffè espresso, tuorli d'uovo e gelatina in fogli. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo messo la gelatina in ammollo in acqua fredda e abbiamo posizionato la panna per dolci in congelatore. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Togliere dal boccale 40 g di zucchero a velo. Aggiungere il latte il caffè e i tuorli. Ed azionare il bimby per 7 minuti, 80 gradi, velocità 3. Aggiungere la gelatina ben strizzata. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 4. Mettere da parte in una ciotola capiente, lavare ed asciugare bene il boccale. Abbiamo ripreso la panna dal congelatore, adesso posizionare la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero, aggiungere la panna e la facciamo montare senza impostare il tempo e senza misurino a velocità 3,5. Fermiamo il bimby la panna è perfettamente montata. Mettere la panna un po' per volta nel composto al caffè ed amalgamare delicatamente. Trasferire in uno stampo in silicone e riporre in frigo per 6-8 ore, coperto con pellicola trasparente. Bavarese al caffè! Grazie e alla prossima ricetta!